Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di martedì 25 gennaio 2021. Armenia: l'ingresso in Armenia è permesso a tutti i viaggiatori stranieri per via aerea, così come l'ingresso dalle frontiere terrestri con la Georgia, dietro presentazione di un certificato in lingua armena, russa o inglese, che attesti il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni dall'ultima somministrazione prima dell'entrata nel paese. In assenza del certificato vaccinale è necessario presentare una certificazione che attesti il risultato negativo di un test Covid-19 PCR effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso in Armenia. La certificazione deve essere presentata in lingua inglese, russa o armena. Deve includere i dati anagrafici dell'interessato e il numero del passaporto, stampato su carta intestata del laboratorio che l'ha eseguito, e deve contenere il logo, l'indirizzo del laboratorio e i contatti telefonici. Albania: le persone in ingresso o in transito in Albania, ad eccezione dei minori fino a 6 anni di età, dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti: passaporto vaccinale, dal quale risulti che la data del completamento della vaccinazione sia almeno 2 settimane prima della data di ingresso in Albania, test PCR effettuato entro 72 ore, test rapido antigenico effettuato entro 48 ore dall'ingresso in Albania, certificato di guarigione attestante l'avvenuto superamento dell'infezione da SARS-CoV-2 rilasciato non oltre i 6 mesi precedenti l'ingresso in Albania. Nuova Zelanda: in risposta all'emergenza sanitaria Covid-19, le frontiere della Nuova Zelanda continuano ad essere chiuse, tranne che per i cittadini neozelandesi e gli stranieri residenti permanenti. Limitatissime eccezioni al divieto di ingresso nel paese sono accordate ai lavoratori critici e casi di natura umanitaria. Tutti i viaggiatori ammessi all'ingresso in Nuova Zelanda, ad eccezione di coloro che provengono da alcuni stati insulari del Pacifico, sono inoltre sottoposti all'obbligo di quarantena in strutture gestite dal governo neozelandese per un periodo di 7 giorni. Più 3 giorni di autoisolamento fiduciario. Si segnala che a tutti i viaggiatori e i passeggeri in arrivo in Nuova Zelanda viene richiesto di fornire un test Covid-19 a risultato negativo, PCR, RT-PCR o antigenico, effettuato non più di 72 ore prima dell'orario previsto per il primo volo internazionale del loro viaggio verso la Nuova Zelanda. In caso di risultato positivo, occorre presentare per entrare nel paese un certificato medico che certifichi la non infettività. Taiwan: le autorità sanitarie di Taipei hanno prorogato il livello di allarme 2 su 4 previsti fino al 14 febbraio 2022, al termine del capodanno lunare. In un quadro di continua bassa intensità epidemica rilevata e di progressivo alleggerimento delle restrizioni precauzionali, rimane comunque vigente l'obbligo di indossare mascherine in pubblico, del distanziamento sociale e della tracciabilità dei contatti nei negozi e uffici. Rimane invariato e restrittivo il regime degli ingressi nell'isola, con divieto di ingresso e di transito per tutti i non residenti, con l'eccezione degli ingressi per motivi umanitari, per i quali dovrà essere richiesta un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità sanitarie. Chi giunge a Taiwan è tenuto a presentare il risultato di un test PCR effettuato nei 2 giorni precedenti il volo. È previsto l'obbligo di quarantena anche nei confronti di visitatori stranieri che hanno ricevuto 2 dosi di vaccino. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare sicuri informati ai tempi del coronavirus. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero martedì 25 gennaio 2022. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus, uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Oh,